Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, e se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi video prepartita di Atalanta-Milan, dove parleremo un po' delle probabili formazioni, analizzeremo un po' la partita. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale di Milan Inside YouTube e a tutti i canali social di Milan Inside, siamo presenti dappertutto. E vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, Atalanta-Milan, posticipo domenicale della seconda giornata, una partita che per noi milanisti significa tanto. Significa tanto perché gli ultimi tre Atalanta-Milan hanno segnato un qualcosa della recente storia rossonera. Partendo da quello più lontano, Atalanta-Milan del 2020 fu quell'Atalanta-Milan 5-0 dal quale praticamente nacque il Milan di Pioli. Il punto più basso del Milan di Pioli e forse del Milan, non voglio dire della storia totale, perché comunque sia ci sono stati anni bui in Serie B, del fallimento e quant'altro, però è stata una pagina, quella molto negativa, dal quale però il Milan, una fenice, è risorta dalle proprie ceneri. Da lì è nato tutto il percorso che ci ha portati a essere campioni d'Italia. Passando però dal secondo Atalanta-Milan, quello dell'ultima giornata del campionato 2021, dove il Milan andò a vincere 2-0 a Bergamo, qualificandosi in Champions e terminando secondo in campionato. L'ultimo Atalanta-Milan, quello del campionato 21-22, che arrivò alla, non mi ricordo precisamente, forse tipo terza, quarta giornata, è stato un Atalanta-Milan terminato 3-2, ma dove il Milan praticamente era 3-0 fino a 5 minuti dalla fine, con una partita che fu riaperta da un paio di episodi molto discutibili. Però insomma, dove Mina fece una prestazione di maturità, e che forse fu la partita che diede quasi la definitiva consacrazione di una squadra per far capire che forza, che livello avesse raggiunto. Quella di domani, quella di oggi, pardon, è una partita tosta. Non si può dire che insomma, sia una passeggiata, che la si affronti con consapevolezza, siamo d'accordo, però resta una partita dura, perché nonostante l'Atalanta comunque abbia perso, stia perdendo perlomeno Malinowski, non ci sono più i Papu Gomez e gli Iličić di 2 anni fa. Mancherà Palomino in difesa per la questione antidoping, è stato ceduto Freuler e quant'altro, qualche infortunio, però resta comunque una squadra faticosa che ti mette veramente in difficoltà. Detto questo, come l'affronteremo? Solito 4-2-3-1 schierato da Mister Pioli, con Maignan in porta. La difesa è una filastrocca imparata a memoria: Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer e il ritorno del numero 8 del milanista fatto a persona, Sandro Tonali. Sulla tre quarti, a sinistra Leao intoccabile, e speriamo che sia diciamo, nella giornata buona, perché contro l'Udinese non ha fatto benissimo. Per quanto riguarda al centro e a destra, due ballottaggi: Diaz e De Ketelaere al centro, per quanto riguarda la posizione del trequartista dietro la punta; a destra, solito ballottaggio Messias Selemakers. In avanti dovrebbe partire Rebic.
C'è ancora qualche residuo di ballottaggio con Giroud, ma insomma, diciamo che Rebic si è meritato questa opportunità. Ieri nella conferenza stampa Mister Pioli ha annunciato l'infortunio di Krunic, un infortunio al retto femorale che porterà il bosniaco a stare fuori probabilmente per circa un mesetto, motivo per cui ecco che se magari dalle parti del Milanello, di casa Milan, era stata paventata la possibile idea di rimanere così a centrocampo, perché comunque ce ne sono 5. Ora, con l'infortunio di Krunic e con un mese di infortunio, che significa perdere in questa stagione circa 7-8 partite, insomma, fate 2 più 2, è necessario l'arrivo di un centrocampista. Stesso Pioli che nella stessa conferenza di ieri ha detto pure che a un giornalista che gli aveva chiesto della possibilità di vedere De Ketelaere a destra e ha detto sì, lo può fare, è un giocatore duttile, però io lo vedo come trequartista prettamente centrale. Poi, ripeto, lui sa di avere a disposizione un giocatore forte, intelligente e duttile che potrebbe anche ricoprire il ruolo di esterno destro. Però lui lo vede principalmente trequartista centrale. Motivo per cui anche questa stagione molto probabilmente dovremo convivere tutto il tempo con il ballottaggio Messias, Saremakers. Va bene, andiamo avanti. Sono un po' trepidante, diciamo la verità, perché è una partita che è importante, se vogliamo, tra due squadre che negli ultimi campionati, ora togliamo un po' l'ottava posizione dell'Atalanta, però insomma l'Atalanta sono 4-5 anni che ha dato, diciamo, ha alzato il proprio livello, ha alzato anche l'etichetta che si addice quando si parla di Atalanta e Milan, che insomma è campione in carica, è tornato prepotentemente nella storia del calcio per ora italiano. Poi tra qualche giorno vedremo anche i sorteggi di Champions e ci vedremo di nuovo qui ad analizzare il sorteggio. Detto questo, ragazzi, questo è quanto. Ci vediamo poi sugli altri social per le altre informazioni sulla formazione, quelle titolari, le scelte di Pioli e quant'altro. Io per ora vi saluto, vi do poi appuntamento qui su YouTube per quanto riguarda le analisi e le pagelle che usciranno domani. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo ancora una volta di lasciare il like, iscrivetevi al canale, seguiteci dappertutto, siamo presenti su tutti i social, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dappertutto, e il sito internet, la nostra agenzia di stampa che sta crescendo in una maniera bellissima, sito sempre aggiornato con le ultime notizie, www.acmilaninsight.com. Vi ringrazio ancora una volta e sempre Forza Milan.